per esempio, Tizio Caio e Sempronio risultava brigante in parte della stessa famiglia, il cui capo era il madre. Nella stessa gabbia, Tizio Caio e Sempronio, in seconda fila, una fila guarda caso, c'era un processo, la prova di vento, si poteva sbagliare. Questo lo può dire col passare del tempo. Non è stato solo questo per provare la responsabilità, ma lo vuol dire, parla sempre da pubblico ministero, io da giudice. Questo ma non volevo dire questo, tu non conosci la battuta ci sta, la battuta ci sta. Anzi, mi suggerisce una spiegazione, nel senso che abbiamo fino ad allora previsto quale fu la grande, un grande spirito innovatore, che ogni volta che si è richiesto e definito con una parola, io scelgo di essere innovatore, perché lui aveva un confine che era molto al di là di quello che viene assegnato. E forse questa è anche stata una causa di tante incomprensioni, lasciamo perdere questo argomento. Una delle cose che capivano con qual era che i giudici istruttori organizzati in questa maniera, con un'efficienza mai vista prima, fatta l'ordinanza di rinvio a giudizio, si spogliavano il processo. Ma il momento decisivo era il dibattimento. Nel caso del maxi processo, il presidente Giordano, il consigliere Grasso, che è il giudice popolare, che non bisogna mai dimenticare. Chi è che al processo, al momento decisivo, sostiene, difende e valorizza il lavoro del giudice istruttore? Non fare esempio. Il pubblico ministero, questa è una cosa che non si era mai pensata, fattuale penso anche questo. Indegnamente scelsero me, ha detto, ha scritto anche nel suo libro, non ha fatto due,